Ciao ragazzi, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Lo ridico ancora, purtroppo non esco più nelle ricerche di YouTube, cercate il video attraverso la mia pagina sul canale dove i video vengono regolarmente pubblicati, speriamo di riuscire a tornare come una volta a essere in cima alle ricerche o comunque presenti nelle ricerche relative alle singole partite. Parliamo di Serie B, la partita è Como contro Crotone, partita terminata 1-1, mi dispiace tantissimo che la gran parte di questo video purtroppo sarà dedicata a parlare dell'arbitro, in questo caso Paterna, una direzione di gara disastrosa, una direzione di gara che ha inciso fortemente sul punteggio e una direzione di gara inadeguata a quello che è un campionato professionistico. Il Como ha giocato una partita alterna, devo dire, non sicuramente la migliore prestazione da parte degli uomini di Gattuso, schierato con un bel 4-4-2, una squadra che ha comunque realizzato, alla fine ne parleremo, un gol valido a mio avviso con il quale avrebbe vinto la partita, però nel corso della partita non è riuscita a dare continuità al proprio gioco, soprattutto nel corso di un primo tempo che è stato molto equilibrato tra le due formazioni, nessuna delle due squadre ha preso in mano il predominio della partita, sono stati realizzati due gol che definiranno il punteggio con due calci di rigore che definirei a metà tra risibile e inesistente, ma Paterna ha scelto un metro arbitrale valido probabilmente come se il calcio non fosse uno sport di contatto, fischiando assolutamente l'inesistente in mezzo al campo da tutte le parti del terreno di gioco e ha concesso questi due calci di rigore, uno realizzato da Cerri e l'altro realizzato da Maric. Qui sta uno dei torti del Como, aver subito dopo soli 7 minuti il gol del pareggio del Crotone. Da una squadra della forza, comunque della capacità del Como, mi sarei aspettato la capacità di tenere un po' di più il vantaggio. Fine del primo tempo equilibrata, il punteggio è di 1-1, si va alla pausa. Nel secondo tempo ci sono due momenti nei quali il Como è riuscito a attaccare molto bene, con molta veemenza, andando sulle fasce, crossando al centro, costruendo occasioni, mettendo alle corte un Crotone che sicuramente ha giocato un buon primo tempo. Nel secondo tempo invece è molto calata la formazione di Modesto, che ho comunque trovato migliorata rispetto ad altre volte nel corso di questa stagione. Il Como qui è quello che io posso in questo caso, in questa partita, a mio avviso è il difetto principale che ha avuto il Como, non essere stato continuo lungo tutto il secondo tempo. Ha dimostrato di poter mettere veramente in difficoltà il Crotone, lo ha fatto in due blocchi, inizio del secondo tempo, poi una fase centrale dove si è più traccheggiato, c'è stata meno possibilità di riuscire a essere pericolosi, poi una fase finale nel quale il Como invece è andato assolutamente all'arrembaggio e qui è entrato in scena l'arbitro Paterna, perché nel giro di considerando il recupero un quarto, recuperi Fiume sia nel primo che nel secondo tempo, nel giro sostanzialmente di un quarto d'ora ci sono stati almeno tre episodi tutti contro il Como e tutti a mio avviso errati. Io sono convinto che ci siano stati degli errori arbitrali piuttosto evidenti in questa partita, in un mix di situazioni. Io vi dico, lo dico sempre in questo canale, a mio avviso il VAR è una delle rovine del calcio. Se però oltre al VAR ci mettiamo anche la mediocrità arbitrale, non ne usciamo proprio più. La mediocrità arbitrale che da qualche parte è stata coperta anche contro il VAR, che sulla carta dovrebbe porre rimedio ad alcune magagne. In questo caso invece un mix di situazioni esplosivo ha impedito al Como sostanzialmente di portare a casa il successo, perché comunque nel quarto d'ora del finale, da prima c'è stato un, a mio avviso, evidentissimo calcio di rigore negato in un'azione molto veloce e molto ficcante del Como, nel quale c'è stato uno scontro in area tra il portiere del Crotone e un altro difensore, una conclusione credo di una cosa di Iovine respinta con un braccio, a mio avviso totalmente volontario, da parte di Visentin. L'arbitro in diretta non ha concesso rigore e l'azione non è stata rivista al VAR. Qui l'inconsistenza del protocollo, o comunque la non correttezza del protocollo, che non dal punto di vista che sia stilato male, dal punto di vista che se non usiamo il VAR in una situazione come questa, comunque, mentre si stava discutendo ancora dell'eventualità di andare a rivedere o meno l'azione da parte dell'arbitro Paterna, il Como ha fatto due cambi, ha inserito Liozzi e ha inserito Gabrielloni. Un minuto dopo proprio Liozzi e Gabrielloni hanno confezionato il gol della vittoria, una bellissima conclusione di Gabrielloni su una palla in area, una mischia, un contatto tra Peli e in questo caso Sala ha fatto la cosa migliore della sua partita, perché essendo leggermente toccato con la mano è caduto come colpito da un missile dalla tribuna e anche in questo caso l'arbitro sul campo concede il gol, qui però è andato al VAR a rivedere con questa solita doppio pesismo per cui non si riesce a capire in quale situazione l'arbitro vada a rivedere e in quale situazione non vada a rivedere un'azione. Rivedendo dal replay si nota, e forse è l'immagine di copertina, c'è questa trattenuta per la mano, a mio avviso inadeguata per
non sufficiente per valere un fischio di calcio di punizione, addirittura un allungamento della rete, ma naturalmente Paterna, quando poi rivedi un'azione a replay, sembra tutto tragico e ingigantito ovviamente dal fermo immagine e annulla la rete. In quel momento siamo ancora 1-1, siamo nel recupero. Nel recupero l'errore credo però ancora più grande da parte dell'arbitro, perché il Como recupera una palla sulla propria linea di metà campo, sulla propria area di rigore, va in contropiede, Skhirò fa un intervento falloso su una gran giocata di Alex Branco, lo spagnolo che non mi ha impressionato, ma questa serpentina eccezionale che ha fatto dalla dimostrazione della velocità e di quanto possa giocare bene. La palla va avanti e il Como avrebbe un contropiede 3 contro 2, schierato benissimo, velocissimo, con Cabasci pronto a lanciare la palla. L'arbitro Paterna incredibilmente riesce a fermare il gioco per espellere Skhirò. Credo sia un errore che neanche su un campo di dilettanti sarebbe accettabile, figuriamoci in una partita professionistica. Peraltro, quando siamo reduci da non più tardi di 3 giorni fa, da Serra, che ha fatto sostanzialmente lo stesso errore in Milan-Spezia, annullando in quel caso, fermando l'azione che aveva portato poi al gol del Milan. Fermato il contropiede del Como, espulso Skhirò, polemiche a non finire, direi in questo caso corrette, perché 3 decisioni, una in fila all'altra, tutte contro il Como, che alla fine offuscano anche che cosa possiamo dire di tattico o di tecnico su questa partita, il cui punteggio comunque non è corretto rispetto a quello che è stato fatto veramente sul campo. Rimane che il Como comunque in questa fase della stagione è un po' troppo poco concreto, 11° con 26 punti, il Crotone 18° con 12, l'Alessandria ha battuto il Benevento, la quota salvezza comunque si sta staccando, c'è sempre lì a tiro il Cosenza, però è un Crotone che ho visto un pochino meglio. Per quello che riguarda il Como, mi piacerebbe che ci fosse il lungo più tutta la durata della partita, questa consistenza che ha dimostrato in alcuni momenti, perché è una squadra che sa giocare veramente un bel calcio atletico aperto. Certi lanci di Bellemo mi piacciono tantissimo, quando accelera e lancia la palla sulla fascia. Le pagelle, senza commenti, rapidamente perché il video siamo già a 7 minuti. Per il Como, Fachin 6, Iovine 6,5, Varnier 6, Scaglia 6,5, Cagnano 6. Come mi ha scritto un amico nei commenti della settimana scorsa, Scaglia e Bellemo imprescindibili nel Como. Sono assolutamente d'accordo. Centrocampo, Peli 6, Bellemo 7, Regoni 6,5, Gatto 6. Interessante il suo ritorno dall'inizio, ma non una partita continua nel corso della durata. 6,5 a Cerri, 6 alla Gommina. Gabriellini e Gliozzi entrati subito in gol, annullato. Alex Branco, come detto, la sua accelerazione fa ben sperare a una partita ancora non rilevante, diciamo, sul debutto. Crotone velocissimi, 6,5 a Festa, 6,5 a Visentin, 6 a Canestrelli, 6 a Cuomo, 6,5 a Mogos sostituito, ma secondo me è un giocatore che non avrebbe mai cambiato, 6 a Skhirò e 6 a Avoua, che ha giocato un buon primo tempo, 6 a Sala, la cosa migliore della sua partita, il tuffo per favorire l'annullamento del gol di Gabrielloni, 7 a un ottimo Borello, 6,5 a Maric calato nella ripresa, 6 a Giannotti, 6 a Vulic e Schneg, questo colpo di mercato dal Venezia entrato nel secondo tempo. Dell'arbitro Paterna abbiamo già parlato fin troppo, il voto per lui è 3. Non ho preso nota del telecronista di DAZN su cui ho visto l'incontro, il voto comunque per lui è 4. Una scimmiottatura di una scimmiottatura di Borghi, quindi non ci siamo ancora, secondo me. Grazie ragazzi, seguitemi, cerchiamo di far tornare il canale un po' più in alto, così da riuscire, siamo quasi ai 1000 iscritti, ma senza possibilità di uscire nelle ricerche diventa veramente complicato il compito, però proviamoci. Grazie ragazzi, like per il video, campanella, iscrizioni. Ci sentiamo in giornata stasera e parleremo ancora di Serie B e degli ottavi di Coppa d'Africa. Ciao a tutti, un bacione, ciao da Lox.